Villa Ada? Villa Ada, Fausta. La prima volta ci siamo incontrati sotto un roseto, te lo ricordi? A Bergamo. Stavolta sei venuta tu a trovarmi in quel del Lazio e siamo venuti qua a fare questa chiacchierata a Villa Ada, che è una villa. Qui vicino c'è l'ambasciata egiziana, vero? Ci sono le sfingi. Interessante il posto, non trovi? Ma quanta natura meravigliosa c'è a questa Villa Ada? Ah, ci sono anche le tartarughe, il laghetto, i giochi, i bambini. E gli uccellini che fanno i concerti giù dai palcoscenici. Non hanno bisogno di palcoscenici e hanno delle note che nessun uomo potrà mai scrivere questo rigo musicale perché è già pronto, è già paradisiaco. E per chi sa ascoltare, per chi sa osservare, e noi siamo a Villa Ada, guarda caso un nome femminile. Chissà perché, in questo momento storico il femminile ha un ruolo determinante, io ritengo che anche il maschile ce lo abbia, eh. Diciamo che ha un ruolo determinante l'integrazione tra il maschile e il femminile, finalmente siamo davanti a quel connubio, quello sposalizio interiore che è necessario per vedere oltre. Ma sulla musica, vogliamo ricordare che tu di musica te ne occupi, diciamo, già da un sacco di tempo, vero? La musica è stata qualcosa di meraviglioso che ha voluto arrivare a me tramite la mia mamma, che era una voce da soprano, e nella sua famiglia il fratello Antonio, perché c'era anche lo zio Giambattista, fenomenale, lui aveva un altro ruolo, lui era il comico della famiglia Pini, mentre Rosa Maria era la voce da soprano e lo zio Antonio tenore. Quindi mi è arrivato questo dono e la mamma l'ha saputo valorizzare. Ma così, non subito, perché come ho già detto in qualche altra mia occasione di parlare con altri amici davanti a una telecamera, vengo scelta dalla maestra elementare alla scuola Lorenzo Milani di Regona, intitolata proprio a lui, pensate un po', siamo nel centenario della sua nascita. Qui, ora, nel centenario di Lorenzo Milani, il grande uomo che prese gli ultimi perché erano già i primi. E anche lei prese me, non la figlia del proprietario della cascina, proprietario terriero, ma la figlia di Tommaso Bergamino, quindi Bergamino vuol dire mungere le mucche da noi, nella nostra terra padana, e Rosa Maria, la donna di fiducia della la moglie del proprietario di queste aziende terriere, e non solo, perché zappava il grano turco, faceva tantissime cose, sempre con il canto, lei cantava sempre intanto che faceva questi lavori, cantava queste canzoni perché era stata anche capomondina, quindi tutti questi fatti veri. E la maestra mi sceglie per mandarmi su un palcoscenico, io dico ma no, ci sono tutte le altre bambine. Allora le classi erano tante, tante bambine, tanti bambini, e lei adesso no, no, questo è il tuo ruolo, e quindi vado su questo palcoscenico vestita da donna africana, abbiamo parlato che qui c'è l'Egitto, e sono la regina dei Masai, che sono questi famosi bergamini dell'Africa, no? Io sono la regina dei Masai, tutti questi miei amici della classe e con la nostra furnasetta, perché quella è la caldaia di una volta dove si faceva il bucato e lì si faceva, insomma, come siamo usciti noi, già io ero
di una vergogna oltre di andare su un palcoscenico. Il boato nel teatro di questa scuola, il boato delle risate anche dietro le quinte. E così, così. Poi a 8 anni arriva l'occasione di andare allo Zecchino d'Oro a Bologna. Sempre la mamma, che siccome da noi abitava Mariele, un paesino vicino, e quindi anche lì si va, poi arriva i concorsi, vinco tutti i primi premi, voce di qui, voce di là, 13 anni arriva questa cosa di reginetta della canzone, si deve andare a Castrocaro e io dico no, basta. Basta, a me non mi interessa quel mondo là. E aspettiamo, aspettiamo. E tanto facciamo intanto la nostra infanzia in queste pianure, in queste cascine, dove tutto era quello che hai detto tu poc'anzi, Barbara. Comunione, amore, l'uomo e la donna in aiuto. Tutta la comunità della cascina si aiutava, se c'era da fare su il grano turco e coprirlo, perché poi andava nell'essiccatoio, e anche farlo giù. Qualsiasi cosa c'era uno nell'altra, dai bambini ai ragazzi, alle coppie di sposi, era una meraviglia come qua dove siamo ora, una meraviglia. No. Questa cosa si sente molto di te, no? Questo comprendere profondamente che cos'è la comunità, la comunione, tanto che da quando ci siamo conosciuti immediatamente c'è stato un altro tipo di feeling, no? Che è soltanto una chiacchierata sotto quel roseto, e poi la nostra amicizia, ok? Che è, secondo me, una delle forme d'amore più pure, si è saldata anche nel percorso, perché anche tu hai intrapreso un percorso di autodeterminazione. Il percorso di autodeterminazione. Il percorso, sì, 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 sì. Quindi sei una autodeterminata. Cosa significa per te essere un'autodeterminata? A parte che lo sei stata sempre nella vita, da quello che so e che sento, però cosa è significato per te quel momento? Cioè, cosa hai trovato qua dentro che in qualche modo ti ha affascinato? Era lì, era il coraggio finalmente di essere me stessa, sempre come ho voluto essere, con le mie fragilità, con le mie forze, con la mia resistenza a volte, ma sempre l'amore, l'amore che veramente mi ha spinto a superare qualcosa che sembrava paura e invece era coraggio. Sii te stessa, hai tanti doni e sopra tanti doni ne hai uno in particolare che ti porterà nel tuo ruolo. Vai, e finalmente è arrivata questa possibilità con molte donne, con molti uomini, che ho sentito subito fratelli, comunità, amore. Non ho sentito nessuno che veniva a dirmi nell'abbraccio o nell'incontro, ma tu non hai. Tutti mi hanno detto, tu sei, tu hai. Questa è stata davvero per me riprendere la grande forza dell'autostima che nessuno mi può togliere, che nessuno più mi può togliere, e che là dove ho dovuto essere, anche per il lavoro che ho affiancato, ho sempre cercato di portare con quel grazie, con quella discrezione, ed è anche documentato, perché ho lettere che mi sono
state scritte, grazie di come lei ha presentato quello che io sono venuto ad esprimere in questo teatro, la sua professionalità, il suo esserci e il dono di avermi mandato anche un DVD perché io possa tenere in gratuità questo nostro momento. E quindi io aspettavo da tanto, noi e io sono la nazione, il popolo, l'amore, la comunione, e finalmente non è stato un caso che il primo incontro avviene là, alla Muratella, in provincia di Bergamo. Torniamo alle nostre madri, siamo madri. Quanto è importante, quanto una mamma, una madre ti dà dei suggerimenti e ti fa capire, come ha fatto la mia, credetemi, l'ha sempre fatto con tutti noi che siamo quattro figli, tu sei il valore, tu sei l'amore. Per fortuna io, e io ho trovato questo, e lei è nata nel territorio bergamasco, a Barbata, alla cascina La Gioietta, è arrivata qua a portare l'amore, la gioia. Lei era una portante che ha avuto la gioia di frequentare questa donna, può testimoniare veramente il suo dono nella gratuità sempre. E questo io l'ho acquisito molto, forse essendo la terza, quindi avevo davanti le altre due sorelle, quindi sai, insomma ero un po' la coccolotta perché ero la terza bimba, tante cose. Ma io ho assaporato tutto questo, io nella mia famiglia, pur non avendo palazzi, castelli, non avendo queste cose materiali, ma io avevo tutto, perché uscivo, andavo nella natura, andavo col mio papà, andavamo a prendere le lumache nella calza, andavamo, cioè noi avevamo tutto. Mi hanno insegnato che è tutto nostro nel rispetto. Perfetto, il rispetto. Allora, poi tu nella tua vita hai toccato il teatro, ma hai toccato, diciamo, come step in cui ancora oggi tu, diciamo, operi, la televisione. Incontro con Roberto, la Lombardia TV, e io ricordo benissimo cosa tu mi dicesti quel giorno sotto quelle rose. Me lo puoi ridire ancora, perché è bellissimo. Barbara, io sono la televisione. Io sono la televisione. Sì, e tutte le televisioni verranno a me e noi andremo a tutte le televisioni per questo grande messaggio, e sarà l'ultimo messaggio che arriverà a tutti, per far vedere dove è quella possibilità di amore, di gioia, di comunione per tutti, come dice sempre Barbara, per tutti chi vorrà. Certo. Perché lo sapete, anche noi siamo respiro, fino all'ultimo respiro, se dici il tuo sì, c'è anche per te tutto quello che sei venuto a cercare su questo pianeta verde azzurro, a cercare, a portare l'amore, la custodia. Non siamo un tubo digerente, siamo molto molto altro. Il cibo non è così importante, c'è cibo per tutti, perché noi abbiamo bisogno di poco ma sempre. Poco ma sempre, e la terra ti dà quel poco ma sempre se vivi nella grazia, come stiamo facendo noi. Esatto. La televisione, le televisioni devono accogliere il popolo del noi è, io sono la nazione, noi siamo la televisione,
perché c'è veramente non il privilegio, ma il diritto di poter fare un confronto nell'amore, nell'abbraccio, nel bacio. Basta dona, ma il denaro è stata una cosa inventata per mettersi su dei piedistalli, per far capire che io sono sul piedistallo e tu sei giù. No, non esistono palcoscenici, non esistono piedistalli. Tanti artisti l'hanno capito, quelli che hanno voluto fare del loro dono un vero messaggio del canto, del ballo. Sono tantissimi e non hanno suggerito a nessuno: andate a fare questo, andate a fare quello. Attenzione, dove erano tutti quelli che adesso stanno riapparendo? No, dovevano essere lì e dite: è una libera scelta, attenzione, prima che date il consenso valutate bene. Tu sei il valore, ama il tuo tempio. Questa è la nostra prima casa, è la casa dell'anima. Io sono qua proprio, Barbara, in questa città eterna che amo, che conosco, questa villada. Ero venuta con dei ragazzi che abitavano qui al Parioli, ora abitano a Madrid, ragazzi meravigliosi, la mamma e il papà mi hanno fatto conoscere una parte di questa città, questa anche villada, che molti per me non sanno neanche che c'è. Esatto. Quindi sappiatelo che è nostro questo ambiente meraviglioso. E cosa dire, parte tutto da qua, l'abbiamo detto in quella prima intervista. Esatto. Tutte le strade portano a Roma. Sei venuta a Soresina alla televisione, dove è nata Telesol Regina. Esatto. Che è il nome vecchio della città, che è un nome meraviglioso. Il sole e la regina nell'antico Egitto avevano detto: cambiamo tutto e amiamo il sole e la terra, perché sono questi gli elementi importanti. Esatto. L'aria, l'acqua e quindi la natura. E quindi siamo andati là, Sol Regina, ma abbiamo messo dietro di noi la Fontana di Trevi. Esatto. E abbiamo detto: no, non mettiamo più denaro, perché il sogno si realizza. I sogni sono desideri di felicità, non hanno bisogno di altro. Eccomi a Roma. Eccoci in una panchina. La Fontana di Trevi non è neanche tanto distante. No. Ma ci abbiamo il laghetto, c'è l'acqua, fonte di vita, e c'è il valore di questo incontro, ma soprattutto del dono che tu, Roberto, state facendo a tutti. Perché oggi c'è tanta gente che non comprende, ma questo è anche normale, è la norma, ma c'è tantissima gente che sta comprendendo di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando non della libertà, ma della liberazione, non dell'anarchia intesa come le bombe, ma della comunione, della comunità, della legge, la vera legge, quella della natura, quella del cosmo, quella dell'universo, quella che non ha bisogno di giudizi o giudici, perché semplicemente tende all'equilibrio. E quindi siamo qua a portare un equilibrio. Sì. Ok? Quindi io mi auguro che presto ci farai sentire la tua voce, che donerai, come hai detto te, senza palco, perché questo non vuol dire che se sei su un palco hai bisogno di un palco, ok? La tua voce. E io attendo, perché ancora non ti ho sentito mai cantare, e sono qua a sperare che prima o poi mi fai salire, perché la musica, la voce porta fuori la musica che hai dentro, ok? E quindi io attendo che mi farai sentire, anche se si vede benissimo la musica che c'hai dentro, proprio bene bene bene, e quindi che ci farai sentire come la tua armonia si espande poi attraverso il suono della tua voce. Barbara. Dimmi, cara.
Allora, invece tu hai un dono, una forza meravigliosa, l'abbiamo visto in molti, in tanti, anche attraverso appunto la televisione. Esatto. Ma adesso, cioè, devi anche arrivare prima, cioè dobbiamo arrivare prima. Con la verità, perché con poi è facile, no? Con verità, perché le verità sono tante. Esatto. E ognuno ne ha una in tasca, è ora di tirarla fuori. Esatto, e metterla al centro per tutti, perché la verità è una. Ce n'abbiamo un pezzetto per tutti uno, ne però abbiamo, la verità è una. È una e ne abbiamo tutti, ognuno in tasca, no? Quindi è il momento di unirsi. È il momento. Perché in realtà quando smetteremo di unirci vorrà dire che ci saremo accorti di essere sempre stati unità. Uno. Perché sai, ci dobbiamo unire, quindi c'è l'idea della separazione, mentre questo non è la realtà delle cose. No. Quindi io direi che ci rincontreremo molto presto, vero? Sì, 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 assolutamente, anche con altre donne, altri uomini. Esatto. E questa è stata veramente una grazia, un dono che abbiamo voluto fortemente. Voluto fortemente, sì. Sì, sì, piano piano, da Lodi, Lodi Bologna, Bologna Roma, Roma Vilada, Pario, tutto, tutto, tutto. Ma appunto, sappiate, noi siamo in movimento perché siamo scesi qua per amore, per amore. Quindi adesso questo amore deve arrivare, basta menzogne, basta, come quella meravigliosa canzone di Dennis Russo, scritta da un compositore che è stato ospite anche a Lombardia TV, e Daiano, e lui appunto canta questa canzone, Dennis, l'abbiamo riascoltata prima e guarda caso aprendo sotto c'eri proprio tu, Barbara. Sì. È il mondo di uomini bambini, perché i bambini devono vivere come ho avuto la gioia io, proprio ho avuto un'infanzia meravigliosa, piena di vita, di amore, a contatto con la natura, con e ti è rimasto gli animali, dentro. Avevamo proprio tutto, 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 avevamo tutto, e io è lì che ho capito che era quello il mio tutto. Esatto, perché quello è il tutto. Non era altro, non mi è mai mancato nulla, la provvidenza, come diceva la mia mamma, divina c'è sempre, non preoccupati, la provvidenza divina arriva sempre. Adesso, Barbara, deve arrivare una provvidenza divina enorme, perché un popolo grande c'è, uno alzato, tutti per tutti, tutti in piedi. Ragazzi, siamo solo amore. Non chiediamoci ma perché, ma per no, siamo uniti e doniamo, doniamo quello che abbiamo, perché non ci manca nulla. Esatto, questa idea, questa percezione che come facciamo? C'è già tutto, stiamo già facendo tutto, stiamo già facendo, ma stiamo già manifestando in realtà. Ostacolati? Beh, sì, perché la verità sì, è sempre ostacolata, non trovi? La verità è sempre ostacolata. Anzi, ho trovato una frase, Fausta, bella. Molto bella, che dice: la verità avanza da sola, la menzogna ha bisogno di complici. E l'ho trovata così vera che adesso è diventata... È vero. Sì. È arrivata ed era il giorno 15 maggio. Esatto. E io ho una memoria che ho ereditato. Incredibile, sai, una memoria incredibile. Da anche dalla mamma, la mia mamma aveva una memoria meravigliosa, questi canti che abbiamo imparato poi perché erano storie vere. Esatto. E si tramandavano uno nell'altro, appunto era la verità, quei canti erano la verità che veniva tramandata da un popolo all'altro in tutti i posti dove noi si andava. Ed era una melodia, un'armonia meravigliosa. Stiamo facendo tutto questo perché non si dimentichi assolutamente mai, senti gli uccelli come cantano, non si dimentichi assolutamente mai che il vero valore della vita sono gli uomini e le donne, non i pezzi di carta,
che siano titoli di qualsiasi titolo o tipo, ma che siamo noi il valore. E il valore è questo. Un abbraccio. Un abbraccio, e io sento proprio questo fortemente, che ci stanno aprendo quelle porte che finora erano chiuse. Vogliono veramente, hanno bisogno loro finalmente di questo ossigeno nuovo, del nostro ossigeno, e sappiate che noi non abbiamo paura a donarvi, a esserci e a darvi quella carezza, quel sorriso, quell'amore che state cercando da tanto e che il vostro denaro non vi darà mai, 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 perché mai. Noi siamo il valore, l'amore, siamo qua senza paura di amare. Fausto. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti noi. A tutti noi.